Vendere casa è un lavoro di squadra. Intanto coinvolgerai, o che vendi da privato o che vendi con un'agenzia immobiliare, diversi professionisti. Ed è giusto distinguere un po' i ruoli di questi professionisti. Intanto partiamo dalla punta dell'iceberg, no? Perché poi sappiamo benissimo come è fatto l'iceberg, un esempio che si fa molto spesso nei corsi di formazione. La parte che è in superficie è quella fondamentalmente: ho finalmente trovato la mia casa, ho finalmente trovato il mio acquirente, quindi rapportato a venditore e a compratore, e adesso bisogna dare inizio alle danze per mettere insieme tutti i carteggi. Allora, intanto la parte dell'agenzia immobiliare, la parte commerciale, quella della trattativa, la mediazione è avvenuta, e in quel momento è lui che è il centro avanti dell'operazione di compravendita che si sta svolgendo. Una volta che la proposta viene accettata, l'agente immobiliare dovrà applicare la sua professionalità nel disporre le pedine del team operativo che poi andrà a eseguire i successivi passi. Una volta che la proposta è stata accettata, cosa si fa? Se c'è una banca, la pratica viene portata in banca, e quindi abbiamo un altro ufficio degli altri professionisti che si dedicheranno alla gestione. In quel momento sarà la banca il centro avanti, quindi a incaricare il perito, e l'agenzia diventa di supporto all'istituto di credito che dovrà dare il mutuo. Una volta che l'istituto di credito avrà fatto il suo lavoro, si dovrà incaricare un notaio. In quel momento il notaio diventa, diciamo, lui il centro avanti di questa partita. Ecco, diciamo che tutto questo team viene coordinato da un coach molto spesso, che è l'agenzia immobiliare. Questo non significa che l'agente immobiliare deve saperne quanto più del notaio, impossibile, o più della banca, che in realtà fa il suo lavoro. Ovviamente sono, diciamo, uno parallelo all'altro, ma ognuno ha la sua professionalità ben distinta. Quello che è giusto sapere però è che se questo team non lavora in modo coeso, la tua esperienza, una tra le più importanti della tua vita, e ti posso garantire abbastanza stressante, potrebbe diventare veramente, veramente pesante. Pesante nella sua gestione, anche perché tutti abbiamo una famiglia, una vita, un lavoro, e quindi dedicarci a tutto questo diventa veramente, veramente estenuante. Quindi, per fare i passi giusti, è per questo importante affidarsi a un professionista, perché c'è un lavoro di squadra dietro. Tu dici: non voglio magari dare l'immobile all'agenzia immobiliare, ma quanto ti è costato in termini di tempo, stress, o magari anche nei termini proprio pratici dei numeri della trattativa, non aver utilizzato un professionista? Aiutarti a farti ragionare, e se vedrai le nostre recensioni, la maggior parte parlano di questo tipo di esperienza, perché l'acquisto di una casa molto spesso è un'esperienza che dura 2, 3, 4, 5 mesi, e questi sono 5 mesi che tu ti ricorderai per tutta la vita, nel bene o nel male. È giusto affidarsi a un professionista. Alla prossima.